Vivi il Natale meravigliosamente come a casa. È questo lo slogan del cartellone degli eventi natalizi ideato dal Comune di Teramo in sinergia con Provincia e Camera di Commercio. Una grande quantità di incontri e iniziative che incanteranno luoghi della cultura, piazze, giardini cittadini sino al 6 gennaio 2020. Un Natale meraviglioso, comunque un cartellone meravigliosamente programmato. Sì, è stato un lavoro molto lungo degli ultimi 2 mesi, condiviso con gli enti che hanno firmato il protocollo d'intesa, in particolare con il Consorzio dei Commercianti e con l'assessore Core, perché sarà un Natale ricco anche proprio di eventi culturali, di mostre e tanti, tanti appuntamenti anche proprio sotto l'aspetto culturale. L'anno scorso è stato il Natale della valorizzazione dei luoghi, dove abbiamo fatto degli investimenti, parlo dei Tigli, parlo di Piazza Sant'Anna, di Piazza Sant'Agostino, della stessa Piazza Martiri. Quest'anno abbiamo aggiunto i contenuti ai luoghi. Faccio degli esempi. Il Bosco Incantato avrà 4 eventi con attori professionisti che reciteranno fiabe per bambini, come è avvenuto l'anno scorso solo però nell'inaugurazione. Su Piazza Sant'Anna ci saranno 8 appuntamenti dedicati sempre ai più piccoli, con laboratori e spettacoli. Piazza Sant'Agostino vedrà degli artisti molto importanti teramani esibirsi in concerto, con l'abbinamento chiaramente al cibo che verrà insomma fornito in orario d'aperitivo. Sui concerti di fine anno l'assessore Filipponi non si sbottona, ma è quasi ufficiale che l'anno vecchio a Teramo sarà salutato in Piazza Martiri al ritmo della musica di James Senese, mentre il 1 gennaio si festeggerà con Niccolò Fabi. Appuntamento emozionale l'8 dicembre per l'accensione in contemporanea di tutte le luminarie cittadine. E poi c'è il Capodanno. Iniziamo forte con il Pigro, questa volontà di riportare il Pigro in città dopo l'evento del Buon Compleanno Ivan che ha riempito Piazza Martiri, non potevamo insomma tirarci indietro e quindi inizieremo con il Pigro. Poi ci sarà un grande gruppo della scena nazionale italiana per quanto riguarda il 31, un Capodanno che per noi deve essere sempre molto movimentato, perché chiaramente con il freddo che c'è in quelle date è necessario muoversi, ballare. E poi il primo c'è un grande artista.